Spettatori, oggi parliamo di un thriller, bel thriller, Il segreto della sesta chiave. Eccolo qui, vi faccio vedere come so io anche il retro. Dunque, questo è un libro che mi è stato regalato da una mia ex collega, quindi ciao Maria Francesca, grazie per il regalo. È stato un bel regalo, i libri sono sempre bei regali. Allora, questo thriller è stato scritto dalla brasiliana Adriana Curias. Spero di aver pronunciato correttamente il nome della scrittrice. Dunque, io non conoscevo questa autrice e ho letto questo romanzo proprio perché mi è stato regalato questo libro. È un thriller, quindi diciamo che proietta più che altro nel suscitare emozioni forti, suspense e vicende che comunque suscitano emozioni e sensazioni molto intense nel lettore. Diciamo, questi dovrebbero essere i thriller. Allora, diciamo che all'inizio non mi ha particolarmente entusiasmato durante le prime pagine, questo va detto. Però, superato l'impatto iniziale, devo dire che mi ha preso. Sembra quasi un libro molto epistolare, come se ci fossero scambi di lettere tra soggetti. Questa è l'impressione personale che ho avuto. E di che cosa racconta questo thriller? Allora, è interessante anche perché l'argomento che tratta non è, diciamo, un argomento leggero, abbastanza forte come argomento, ed è abbondantemente trattato negli anni da tanti scrittori e anche tanti sceneggiatori cinematografici. Allora, la storia inizia con uno scrittore che riceve al suo domicilio, riceve un invito molto particolare da un seguace molto misterioso, da un suo fan, che lo invita alla città dei morti, che altro non è che il cimitero di Venezia. Questo scrittore di successo, abbastanza noto, accetta l'invito e si reca dal fan, dal suo seguace. Già l'arrivo sembra abbastanza particolare perché a riceverlo all'interno di questo cimitero c'è un frate molto particolare che lo accompagna all'interno della dimora dello scrittore della missiva, dell'invito. All'interno della casa si respira un'aria tesa, molta, come dire, molto mistero, molta suspense, un'aria rarefatta. E allora da qui iniziano questi scambi di sguardi molto particolari tra l'invitato e il suo seguace. Allora, la storia nasce con una narrazione. In sostanza, lo scrittore viene invitato da parte di questo fan e questo fan gli racconta come ebbe inizio la storia di un altro scrittore, archeologo e grande conoscitore del Sacro Graal, Otto Rann. In questo modo accosta l'invito a una storia accaduta parecchi anni prima, durante la Grande Guerra. Questo seguace molto misterioso racconta queste similitudini per iniziare un percorso che va appunto a poi chiudere il cerchio dell'invito allo scrittore. E cosa racconta? Racconta che tanti anni fa anche Otto Rann ha ricevuto l'invito da parte di Himmler, il braccio destro di Hitler, e che lo invitò appunto a tornare in Germania, perché Otto Rann, tedesco di nascita ma francese di adozione, deve tornare nella propria patria perché deve dare il suo contributo durante quel periodo della guerra. Allora, Otto Rann si reca da Himmler, anche qui un invito misterioso perché Rann non aveva mai, diciamo, avuto a che fare con le forze militari. E Himmler spiega a Rann che la sua convocazione è dovuta a un incarico che gli deve essere conferito perché lui è un esperto delle ricerche del Santo Graal e per cui
La nazione appunto ha bisogno di lui. Ran si trova in difficoltà economiche con parecchi creditori che lo vogliono stanare, quindi si trova costretto a dover accettare questo incarico anche per sparire un po' e raccogliere qualcosa di soldi per sopravvivere. Accetta l'incarico e ci troveremo quindi proiettati da un lato nel presente in cui c'è questo incontro tra un fan e lo scrittore, da un lato appunto ci troveremo nella storia che Ran vive per portare poi nel presente il cammino di Ran. Otto Ran quindi si trova con questo incarico. L'incarico è quello di trovare un grimorio. Il grimorio sono dei libri che parlano di magia nera. E parliamo della Serpe Rouge. Serpe Rouge è un grimorio che scrisse Papa Onofrio III. Non mi ricordo un attimino, fatemi controllare, faccio qualche gaffe, sarebbe abbastanza spiacevole. Sì, Papa Onorio III, Onofrio, non so da dove mi sia uscito, chiedo venia. E quindi Ran parte alla volta di questa ricerca della Serpe Rouge, un grimorio molto potente che serve a Himmler per intensificare un progetto di Hitler. Allora, succede durante questa narrazione di questo racconto che vengono fuori parecchi poteri alla ricerca di questo grimorio. E soprattutto vengono a galla parecchi misteri dovuti appunto alla Chiesa cattolica che dovrebbe discostarsi da certi rituali, e invece proprio Papa Onorio III a mettere a punto determinati rituali. E da qui quindi nasce una ricerca molto intensa, molto forte sotto il punto di vista di emozioni, perché spesso Otto Ran si trova vittima di complotti in cui sono protagonisti proprio le persone che lui credeva vicine, e invece gli voltano le spalle perché facenti parte di un'organizzazione che mirava alla Serpe Rouge. Si trova spesso in fin di vita a dover lottare per sopravvivere. È un libro che è comunque molto pieno di suspense. Ci sono dei rapimenti, ci sono degli scontri. Un bel libro, sotto questo punto di vista mi è piaciuto molto. Durante la lettura, a volte mi sono un attimo perso tra l'accostamento presente e passato. Potrebbe essere anche una mia, ahimè, voglio dire, una mia debolezza, però ho letto altri libri di autori che fanno sempre accostamenti tra presente e passato, e dove la lettura mi è sembrata più fluida. Qui a volte mi sono un attimo perso, ho dovuto riprendere qualche pagina, ma devo dire che il libro comunque è un bel libro, è un bel thriller, sicuramente per gli amanti dell'esoterismo, della magia, dei misteri, sicuramente piace. Certo, non è magari indicato per i giovanissimi, non so, 13-14 anni, non credo sia particolarmente indicato perché ci sono comunque delle scene piuttosto forti, quindi magari non è il caso. Sicuramente per gli amanti del genere piacerà. E questa scrittrice devo dire che mi ha particolarmente colpito, soprattutto per la capacità di trasmettere emozioni molto forti, cioè molto crude, d'impatto, senza disturbare, diciamo, la tensione del lettore. Un bel libro che comunque ci porta a determinate riflessioni su quelle che possono essere gli avvenimenti del passato, su determinati argomenti, che non so quanto sia accostata alla realtà, quanto narra, questo non mi sono, diciamo, dedicato in questo senso. Ma di sicuro incuriosisce, piace e fa nascere qualche spunto di riflessione. Cioè, non nascondo che ci sono alcuni, sto cercando in modo da mostrarvi un po', ecco, troveremo alcuni simboli, come ad esempio questo, che magari devo dire che mi hanno spinto così a andare un attimo online, a dare un'occhiata. Ecco, quando nascono queste iniziative vuol dire che il libro ha
ha fatto nascere anche una scintilla di curiosità in più sull'argomento, quindi sicuramente è un libro che è ben fatto. Lo consiglio.